Sì, buongiorno. In altre parole, funzionava nello stesso, però entro 10 giorni bisogna fare il consiglio per surrogare il consigliere regionale, questo è il posto di me, nell'esito di per cui io adesso diciamo, farò l'appello con 12 componenti. Sette, Presente. Barisoni, Presente. Pia Santini, Francesco, Stoppa, Presente. Pilato, Presente. Sauner, Presente. Caserini, Presente. Barigion Stefano, Presente. Bosetti, Presente. Pellegrini, Presente. Brigliero. Presente. Ok, iniziamo con il numero 1. Allora, aspetta un po' di primo punto dell'ordine del giorno è la precedente del giorno 27 marzo 2023. Vi leggo l'oggetto del progetto, insomma, poi non si sa cosa aggiungere. Esame dei verbali della seduta del giorno 31 gennaio 2023. Approvazione e convenzione per l'istituzione e l'istituzionamento dell'autorità urbana di Rovigo, Paolo, aderente al programma regionale del fondo locale di sviluppo regionale 7, della regione del Veneto. Sviluppo urbano sostenibile. Agenda convenzione con l'azienda del ciclo Polesana per l'erogazione del preparazione e custodia delle salve, territoriale per il 2023, dal 31 dicembre 2025, adesione al servizio bibliotecario provinciale PN 835 e comunicazione della stessa. Sono diverse opzioni. Procediamo, abbiamo brevemente il punto numero 2. Soltanto numero 2, l'ordine del giorno, approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022. Insomma, sono note le problematiche che abbiamo avuto con la Anagrafe. Fortunatamente devo ringraziare il ragioniere che si è prestato ad aiutarsi, è stato disponibile, siamo arrivati un po' in ritardo, poi avete avvisato comunque la prefettura del nostro ritardo, però insomma siamo arrivati oggi ad approvare il rendiconto. Prima di fine mese ci ha detto che anche il bilancio sarà depositato, quindi aspettato in un altro consiglio comunale tra fine di luglio e fine di agosto. Anche se un altro consiglio comunale lo dovremmo comunque fare per la sicurezza della consigliera e insieme al dipendente ormai pensionato però si aiuta e ragionia gestire, ringrazio anche Giuseppe perché ci sta dando una mano con la nuova dipendente dell'Anagrafe, cioè insomma cercando di portare in palese quello che era un po' a causa del porto maggiore, il fatto che siamo rimasti per un periodo senza una dipendente, in alcuni momenti anche senza due. Quindi insomma mi sento di ringraziarli per il lavoro che, insomma, che stanno facendo e che continueranno a fare da qui a fine anno. E per lo svolgimento del punto numero 2 passo la parola al. Allora, adesso andiamo chiaramente a proporre l'approvazione del risultato del consuntivo, con la dimostrazione del risultato di gestione e
attraverso il rendiconto che comprende conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale. Allora, cerco di essere abbastanza sintetico, ormai ci sono altre osservazioni, altre richieste, qui per quanto compete cerco di dire che faccio un'illustrazione a quelli che sono le più importanti, le più assuntive, mi pare giusto esporre al Consiglio, anche se poi tutta la documentazione da cerco di fare tutto modo di verificarla e anche di dire come un valore a noi quest'anno, avendo come sempre dall'avanzo di amministrazione è un dato importante, chiaramente fondamentale, non ci serve per un punto di partenza, abbiamo un'avanzo di amministrazione di 167.583. Chiaramente non spendibili subito, perché abbiamo la maggior parte accantonati per 220.445, di questi la maggiore quota riguarda il fondo credito di disabilità, in particolare per la TARI, di 208.989, per un fondo contenzioso di 5.000 e altri accantonamenti per altri 6.400. Questo per quanto riguarda la parte accantonata. La parte vincolata di 21.317 abbiamo dei fondi per la gestione ordinaria dell'asilo nido che sono stati erogati e che ovviamente fino a quando non sarà iniziata l'attività rimangono a disposizione, non possono essere utilizzati se non appunto per l'attività di gestione dell'asilo nido per 6.300. Altre maggiori spese per handicap di 5.300 e quello che residuo al fondo Covid di 558 euro sono veramente cifre importantissime. Arriviamo così alla parte disponibile, la parte disponibile che ci sono due parti, una per investimenti di 520 euro e la parte libera per 25.298 euro. Ecco, per la parte libera poi la giunta del Consiglio decide la locazione. Entrando poi nei numeri più importanti del bilancio, ecco, io salterei la parte generale con i totali, entrerei così nel dettaglio delle entrate, poi i totali li avete visti, cioè il totale delle entrate nel dettaglio. Allora, il nostro ente, i numeri più o meno nel tempo sono sempre gli stessi, sia per quanto riguarda l'IMU, addizionale comunale, la TARI, cambia qualche virgola nel corso degli anni, purtroppo, quindi possono arrivare i nostri cittadini. Allora, per l'IMU abbiamo un accertato, adesso io parlo di accertato, ovviamente poi, per visto il consuntivo, accertato, risposto, residuo, insomma, è piuttosto complesso, ma ovviamente non è questa la sede per cioè fare un trattato di gratuito. Quello che ci interessa capire è allora che ci dà il quadro di quelle che sono le risorse, quelle che sono le spese del nostro ente, ci parliamo dell'accertato per quanto riguarda le entrate e dell'impegnato. Allora, accertato IMU sono 478, ridotto in migliaia, cioè 478, addizionale comunale 306.000, TARI 506.000, altri imposti 19.000. Fondi perequativi dello Stato 587.000, altri trasferimenti 171.000, altri trasferimenti dalla regione anche enti locali, in particolare dalla regione 177.000, 1.200 euro di sponsorizzazioni, poi entrate da servizi per conto terzi, per la cittadinanza, vediamo in particolare i trasporti 155.923. Entrate da gestione del denominante 39, entrate accertate da IPE, quindi sanzioni poi c'è la strada 144.15, altri rimborsi di entrata 110.000. Ecco, una voce molto importante, significativa per quanto è stata l'attività della nostra amministrazione, cioè quello che ancora è l'attività di reperimento di fondi per le opere pubbliche, abbiamo ridotto gli investimenti 181.038, che è assolutamente poca cosa. Contributi che abbiamo già discusso in consiglio, per esempio dal Ministero dell'Istruzione per l'asilo nido,
450.000, il Ministero dell'Interno per la sistemazione di scontro 190.000, il fondo di della Casa di Spagna 38.000, ha realizzato il nuovo banco di protezione del parco di trattazione per una spesa totale di 50.000, stata impiegata. Vendita di beni 135.000, se ricordate è stata ceduta anche a quota di partecipazione dell'ex acquedotto, permessi di costruire 51.007, devo aggiungere insomma è una cifra che comincia ad essere significativa, finalmente insomma si lancia da sperare, abbiamo notizie anche da parte del responsabile del servizio che già il trend per il è su questi livelli se non superiore, ma questo si sta muovendo a livello edilizio, perché visto anche nella nuova zona si sta costruendo qualcosa e di conseguenza gli oneri stanno aumentando. Abbiamo passato degli anni difficili e speriamo che si ritorni ad avere dei introiti da questa entrata. Altre entrate da capitale, in particolare sono le concessioni di loco che sono siamo sugli 88.000 euro e le entrate per il mutuo di 249.000 euro che avevamo, che l'abbiamo acceso per coprire i costi del secondo stralcio della rotatoria di Penisola, che fortunatamente è usata. Noi questa sera andiamo a trovare il consultivo, quando troveremo il preliminare, troveremo ancora il mutuo che va a coprire la parte della rotatoria, l'altra parte è stata iniziata con fondi comunali, quello che rimane è per arrivare a 350.000 euro della spesa totale. Sono stati già coperti con fondi comunali del precedente bilancio. Fortunatamente abbiamo avuto la notizia e la conferma da parte dell'assessore poi regionali che ci sarà pubblico un contributo di 245.000 euro a valere sul bando a cui abbiamo partecipato già da un paio d'anni. Dopo spiegherà magari la sindaca nel dettaglio. Noi abbiamo partecipato più volte al bando, eravamo stati entrati in laboratorio ma non ammessi l'anno scorso, quest'anno siamo stati ammessi e quindi questi fondi li andremo a utilizzare per la copertura e andremo a utilizzare i fondi del mutuo per altre opere di intervento indicativamente, ma poi ovviamente per la realizzazione del cimitero. Questo per quanto riguarda le entrate, sono penso che sia stato abbastanza esaustivo. Per quanto riguarda le spese, io andrei subito anche qui a darvi il dettaglio delle spese per missioni, così capiamo anche a cosa si riferiscono principalmente le spese sostenute dall'ente. Per servizi istituzionali 1.071.000 euro, l'intero mondo del comune. Per l'ordine pubblico e la sicurezza 224.000 euro, per l'istruzione e ricostruzione 158.000 euro, per la tutela e la valorizzazione delle attività culturali 55.000 euro, per le politiche giovanili, lo sport e tempo libero 102.000 euro, da 22, dopo vi dirò anche cosa è stato fatto, per l'assetto del territorio di iniziativa 25.000 euro, la tutela del territorio di contatto 491.000 euro, trasporti diritto alla mobilità 435.000 euro, protezione civile 100 euro, politiche sociali per la famiglia e quindi poi anche lo spiego un attimo nel dettaglio 493.100 euro, debito pubblico, quindi interessi sul debito dei mutui che abbiamo, che aumentano circa 1.000.000 euro, preciso portando i numeri, e servizi conto terzi 437.000 euro, sono quelle poste di transito che rispetto esclusivamente alla ragioneria e alle operazioni dei costi dipendenti. Ecco, entrando nel dettaglio di queste voci che vi ho dato per missione, guardando un po' a quelle che sono le spese caratteristiche
sulle spese correnti da parte del Leone che fanno costi per lavoro dipendente 705.000 euro e appunto da beni e servizi 1.242.000 euro, esperimenti 350.000 euro, interessi passivi 30.000 euro e interessi 54.000 euro. Per quanto riguarda le spese correnti, noi sosteniamo ad esempio per servizi per beneficio degli anziani ricoverati per caso di riposo e anche altri che sono ricoverati che non sono anziani, 82.385 euro l'anno. E servizio cimiteriale 130.000 euro, per l'infanzia 29.000 euro, per la disabilità 126.960 euro, per gli interventi in campo sociale verso la famiglia 8.100 euro, per le rate dei servizi sociosanitari, quindi la rata del bus è portato 154.000 euro, l'associazionismo 9.300 euro, per la viabilità, quindi spese di manutenzione per il territorio e quant'altro, 227.000 euro. Nel 2022 gli investimenti che abbiamo realizzato, quindi le spese in conto capitale ripartite tra i vari settori, sono ammontate a 234.600 euro. Ci sono chiaramente degli investimenti che sono in corso, vedi Vittoria, vedi Nido, vedi l'opera di Ascolotro, per i quali troverete una posta adeguata nel bilancio, che sono fondi pluriennali incorporati, che sono somme che sono state accantonate e ricevute fino a che l'opera non viene realizzata e poi saranno aumentati all'uscita, diciamo, nel momento dell'uscita finanziaria. Allora, vi ho detto, per spese in conto capitale sono stati investiti 234.000 euro e nei dettagli più importanti per la viabilità 99.000 euro, per lo sport tutti gli interventi sono stati realizzati presso gli impianti 50.800 euro, per la polizia locale 1.800 euro, per i beni demaniali 40.000 e per la gestione economica 3.200 euro. Quindi avete visto, insomma, per lo sport e il tempo libero la cifra che vi ho detto è quello che investiamo in opere, investimento più le spese generali, comunque sono tutte spese per 100.000 euro. Per la cultura 22.000 euro, ecco, per la gestione multe, prima vi ho detto la parte dell'entrata, 244.000 euro. In realtà per la gestione delle multe, la spesa sia per il noleggio delle attrezzature che per la gestione delle multe ammonta a 153.000 euro. Quindi il delta è 100.000 euro. Quello è quanto si riesce effettivamente a incassare al di là dell'accertato sulle multe, che non sono solo i bonus, ma anche altre multe che possono essere vendute. La voce più importante quest'anno, purtroppo, per le spese generali, è dovuta all'elettricità, al gas, alle spese di gestione, che sono aumentate in maniera tale. Siamo l'anno scorso, nel 2022, abbiamo avuto quasi 100.000 euro. I primi mesi del 2023, le prime bollette erano ancora abbastanza pesanti, adesso speriamo che nel corso del 2023, con le condizioni che sono state soprattutto i costi del gas, andiamo a sostenere dei costi non in linea con gli anni precedenti, ma quantomeno così pesanti, perché effettivamente si creerebbero grossi problemi. Abbiamo avuto dei contributi sulle spese, che adesso sono esattamente attorno ai 60.000 euro l'anno scorso, quest'anno sono 14.000 euro, che adesso è poco, insomma, speriamo che tengano conto che comunque i primi mesi dell'anno questi sono aumentati, però su questa cosa, sapete, sono delle decisioni molto difficili, si potrebbero prendere, ma la nostra amministrazione ha ritenuto di non prendere, nel senso
o si va a spendere in amministrazione pubblica, come può avvenire, come è avvenuto in altri comuni, esperienze di qualche comune che ha spento l'amministrazione pubblica di notte, però guardate, io mi ricordo l'esperienza del sindaco che mi ha preceduto, è un'esperienza molto, molto pericolosa e noi non abbiamo ritenuto di fare questo, perché le ore notturne sono ore nelle quali purtroppo avvengono tutti e altre cose. Bisogna per tutelare soprattutto l'incomunità della sicurezza dei cittadini, difficile stare a le spese di riscaldamento, sappiamo bene che la maggior parte delle spese proviene dalla questione del calore del suolo, e anche se sono stati imposti comunque delle temperature, però davvero abbiamo degli ambienti che sono grandi. E poi quest'anno, per esempio, abbiamo dovuto, il tempo non si è arrivato, abbiamo dovuto anche mitigare il riscaldamento alle scuole, perché il tutto complessivo chiede la deroga, che possono mangiare, diciamo, andare di convivere solo con 15 gradi. Sì, purtroppo queste sono spese che è difficile, veramente difficile contenere. È stato fatto nel tempo, anche di una situazione sulle lampade della pubblica, però questi sono 1000 punti di luce che non possiamo, cioè. Ecco, vi ricordo poi anche visto, insomma, che un'altra voce che tutte le spese chiaramente incidono sul bilancio. Noi abbiamo, per quanto riguarda i trasporti, la visita è sempre al centro di un paio d'anno, tra quando spendiamo per la parte della mensa di trasporto e quanto incassiamo dalle costituzioni. Abbiamo già delle notizie non simpatiche per quanto riguarda i prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda le mense, con delle richieste percentuali molto significative, cioè, su questo dobbiamo prestare la massima attenzione. Un'ultima cosa, abbiamo visto la relazione del giorno che ha comunque validato il nostro consuntivo, dalla relazione emergono dei dati che ci permettono di creare il consiglio che riguardano sempre l'indebitamento. Noi abbiamo un indebitamento di 1.000.000 euro, un indebitamento di 1.066.000 euro, con un'incidenza per abitante di 385 euro. Penso sia un valore assolutamente tranquillo, che non resta sufficiente. Gli oneri finanziari sull'indebitamento, quindi se interessa con la città, sono 62.000 euro. Ecco, le multe sono passate da un accertato del 2020 di 58.000, 2021 di 108.000, 2022 di 274.000. I proventi delle mense, quello che dicevo, noi abbiamo proventi per la mensa del 112%, e per la mensa la copertura è abbastanza discreta. I proventi del trasporto purtroppo sono il tallone d'Achille, l'anno scorso 18.000 euro per una spesa di 70.000 euro, che è un po' più alta. Ecco, questo è il valore che costantemente monitorato. Ecco, i permessi di costruire, infine, dopo penso di aver finito la relazione, siamo passati da 34.000 nel 2019, 36.000 nel 2020, 71.000 nel 2021, siamo a 51.000 nel 2022, con un trend al momento anche per il 2022. Questo ci lascia ben sperare. Il rendiconto comprende anche la parte economica e patrimoniale, e io lascerei, perché come dire, è un esercizio molto grosso e gestibile, andare a qualificare la gestione di un ente pubblico con
mente privato è un esercizio un po' per dire mentale, perché se andiamo a vedere il risultato sempre economico del 2022 salta all'occhio 341 euro di perdita. In realtà è stata ceduta la quota dell'ex acquedotto che ha prodotto una minusvalenza, ma in termini economici, a questo senso, in termini finanziari, non ha nessun senso. E poi avete il punto del patrimonio. Come va in posto? Termino qua la relazione, poi andremo a chiedere l'approvazione del rendiconto con il dato così. Signora Bosetti, due chiarimenti per me. Volevo capire un attimino tra l'accertato e l'incassato, che percentuale vi è di differenza. E poi ho visto che c'è un utilizzo dell'avanzo. Questo utilizzo è esclusivamente per la persona del allora, infatti non avevo ricordato, per quanto riguarda le multe, sì, accertato in passato. Allora, nel 2022 tra accertato in passato abbiamo 274 euro di accertato e 219 di incassato, considerando però che l'incassato a volte è a cavallo degli esercizi, quindi è un dato abbastanza significativo, ma non da prendere veramente al centesimo. Quindi questo è il detto. Nel 21 da 168 a 174, nel 20 da 20, insomma, c'è stata una ripresa successiva. Comunque, gli ultimi due anni, 21 e 22, 188, 134, 264, 219. Questi sono i dati tra l'accertato e poi era incassato. E poi l'avanzo, no, l'avanzo non è ancora stato applicato. 5.000 euro e ci vedremo come certamente quando avere questo anche degli aumenti, quindi parlavo proprio con il ragioniere, chiaro che gli amministratori sull'avanzo ci contano per fare qualcosina, no? Poco quest'anno purtroppo, però dovremmo un po' prestare attenzione, insomma, monitorare quello che dicevo, adesso quando avremo dato anche delle ultime, vediamo un po' se destinare parte di questo avanzo, che destinazione l'hanno. Però normalmente l'avanzo libero viene sempre usato per investimenti, spese, esecuture, è utilizzato per spese. Almeno questa è la nostra prassi consolidata, prassi storica. C'è qualche idea di quello che riusciremo a fare. Ci sono altri interventi? No, io. Procediamo ora con la votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Votiamo ora di immediata le città, voti favorevoli, 8, voti contrari, 0, astenuti. Passiamo al punto numero 3, esercizio della facoltà di non predisporre bilancio consolidato ai sensi del comma 6 dell'articolo 53 del PIS del decreto legislativo 267 del 2000. Sì, poche parole su questo, è una decisione tecnica, per dire, ecco, noi essendo un comune sotto i 5.000 abitanti possiamo avere di questa facoltà data dalla legge di non redigere il bilancio consolidato, che è il bilancio che
sono diventati dire quando hanno società partecipate. Fortunatamente abbiamo un spirito di gestione che crea, cioè, il bilancio solidato crea ulteriori difficoltà, per noi ce ne avvaliamo da sempre, e quindi proponiamo il consiglio di non avere, di avere la facoltà di non redigere il bilancio consolidato a termini di legge. Interventi? Passiamo quindi alla votazione. Voti favorevoli? 8. Voti contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata legittimità. Voti favorevoli? 8. Voti contrari? Astenuti? Passiamo ora al punto numero 4, nomina della revisione del conto per il triennio 23-26. Allora, non so se avete avuto modo di conoscere il revisore dei conti di prima, dottor Stefano, scadeva il suo mandato triennale che andava dal 20 al 23 ed è stato ovviamente mandata una comunicazione da parte nostra il 13 maggio in prefettura per chiedere di nominare voto. La nomina si è tenuta il 23 di giugno l'istruzione è avvenuta il 23 di giugno in prefettura ed è stato nominato, sono stati nominati tre persone, tre, sono stati tre nominativi. Il primo designato è il dottor Rufino Fabio e ha accettato l'incarico. È venuto a conoscerci la settimana scorsa e il 30 ha presentato la sua conferma, insomma, ecco. E cosa dire di lui? È un dottore commercialista, revisore dei conti, classe 1971, una persona molto disponibile, tanto che, insomma, ci ha fatto una serie di domande per capire un po' dentro tutti i universi, insomma, anche un po' l'amministrazione, era presentato il dottor Ballarini, quando è venuto con noi, insomma, a parlarci e dà il mandato 23-26, insomma, e è un dottore commercialista e dà l'ufficio alla famiglia. Molto disponibile, ha un mandato a già esperto, è stato revisore dei conti tra altri comuni, oltretutto anche una gavetta di sindaco di 10 anni, insomma, sa di cosa stiamo parlando, insomma, ci sembra capace e determinata, ecco. Sentite, procediamo con la votazione, se non ci sono interventi. Allora, voti favorevoli? 8. Voti contrari? 3. Astenuti? 3. Sì. Allora, votiamo per l'immediata legittimità. Allora, voti favorevoli? 8. Voti contrari? 4. Astenuti? Passiamo ora al punto numero 5, imposta municipale propria, determinazione delle aliquote per l'anno 2023. Prego, allora, sì, allora, adesso iniziamo già da oggi a impostare le delibere necessarie a queste sono delle delibere economiche. Una riguarda l'imposta municipale propria e l'altra riguarda la risonanza comunale, poi avete visto nella punta che è stata fatta. Allora, per quanto riguarda l'imposta municipale propria, ho cosa dire, insomma, noi andiamo esattamente a confermare le aliquote con le varie articolazioni degli anni precedenti, quindi nessuna variazione. Nella proposta del delibera avete dettaglio di tutte le aliquote con le varie casistiche. Non so se è necessario che sia abbastanza superato, quindi nessuna differenza rispetto agli antecedenti per quanto riguarda. Ci sono degli interventi? Passiamo alla votazione. Allora, voti favorevoli? 8. Voti contrari? No. Astenuti?
Votiamo per l'immediata eleggibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Passiamo al punto numero 6. Si tratta oggi di un consiglio comunale tecnico contabile, tante cose sono anche propedeutiche al bilancio. Allora, punto 6, addizionale comunale all'IRPEF, che conferma l'aliquota per l'anno 23. Prego. Sì, salve Presidente, grazie. Comunque, per quanto riguarda l'addizionale comunale, abbiamo a proporre la conferma dell'aliquota dello 0,8% con le agevolazioni che vi leggo, così erano presenti anche nel passato. Per dire, l'addizionale comunale non è dovuta ai soggetti che hanno l'investimento cioè un reddito complessivo e derivante per almeno il 90% a pensione inferiore a 10.000 euro e non è dovuta dai soggetti che hanno l'investimento conservano un reddito complessivo derivanti per almeno il 90% a loro dipendenti inferiore a 8.000 euro. Quindi queste sono le uniche due esenzioni che abbiamo sempre concesso per quanto riguarda l'addizionale comunale. Che interventi, procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 8. Voti contrari? Astenuti? Votiamo per immediata esibilità. Voti favorevoli? 8. Voti contrari? Astenuti? Passiamo al punto numero 7, esame d'approvazione del piano di agevolazioni e valorizzazione immobiliare. Anno 2023, come sapete, anche questa è propedeutica al bilancio, si vanno ad elencare quelle che sono il piano delle nazioni, valorizzazione del patrimonio immobiliare. In questo caso ne abbiamo due, c'è un lotto di terreno che destinato alla situazione singola nell'area PEP a Deverare, stiamo parlando di metri quadri 962 per un valore di 50.024 euro e un altro terreno sempre a Deverare zona PEP per una bifamiliare metri quadri 286, valore di stima 61.132. Quindi questo insomma bisogna portarlo per la compilazione del bilancio. Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Immediata esibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Passiamo al punto numero 8. Allora, verifica delle aree dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti nell'anno 23 in proprietà o in diritto di superficie. Non sto ad elencarvi perché sono sempre i soliti due PEC, lotti PEC a Deverare, uno per mandato familiare e uno per il singolo. Non c'è altro da aggiungere, insomma. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo alla mediata giudizio. Sì, votiamo anche per la mediata giudizio. Allora, voti favorevoli? 10, contrari 0 e astenuti 0. Allora, passiamo ora al punto numero 9, convenzione per il coordinamento tra il comune capofila di Dinara e il comune di San Martino di Venete ai fini della gestione delle risorse quota serviti fondo povertà. Allora, cosa c'è da dire qui? La legge di bilancio del 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni nel sistema sociale, definito da un operatore ogni 5.000 abitanti. Stiamo parlando della chiusura dell'assistenza sociale.
Allora, la PS è il binario in questo caso, che è l'ambito sociale, e noi dobbiamo siglare una convenzione con l'Eminara al fine di ottenere il ristoro del pagamento di un assistente sociale previsto dalla legge di bilancio. Questo è un primo passo perché la PS di Eminara ha affidato al comune di Eduardo Pisani. Intanto, come comune, fila noi, quindi intanto facciamo la convenzione con l'Eminara di assumere e ottenere le risorse per il pagamento dell'assistenza sociale. In un secondo momento faremo poi la assistenza sociale, faremo poi la convenzione con il comune di Eduardo Pisani. Ovviamente per stare all'interno la PS di Eminara ovviamente hanno fatto loro le varie combinate comuni per arrivare circa 5.000 abitanti, insomma. E questo è un piccolo passo, visto che ci sono questi fondi da poter sfruttare da parte della legge di bilancio. Vi illustro in velocità perché alla fine la convenzione non è così complessa, allora andiamo a vedere, sono 7 articoli l'oggetto della convenzione dove si va a dire che andiamo a disciplinare il rapporto tra l'Eminara e il comune dell'ambito, cioè San Martino di Venezia. Che gli enti si impegnano a rispettare le normative vigenti, nonché le regole relative al funzionamento. L'articolo numero 2, compiti e responsabilità del comune capofila, cioè alla fine fa sempre da comune, quindi da referente dell'Eminara, poi noi ci organizziamo con il comune di Guaratisani. E qua si vanno ad indicare tutte le attività del comune capofila. L'articolo 3 va a definire i compiti e le responsabilità del comune di ambito, cioè quello che andiamo a fare è avere qualità di partner di progetto, gestendo le risorse assegnate, questo siamo noi, e integra le risorse assegnate unicamente per il rafforzamento del servizio sociale e professionale, assumendo a tempo indeterminato laurea assistente sociale. Ricordo che noi non abbiamo un assistente sociale a tempo determinato, ma se abbiamo anche un tempo determinato con la cooperativa, quindi per noi questo sarà un vantaggio. E poi ovviamente il comune dell'ambito mette a disposizione ovviamente gratuito i locali, ci sono la guida dell'ufficio, sostiene i costi relativi all'energia, all'acqua, al riscaldamento, insomma rimane tutto variato nella gestione, solo che all'interno del nostro bilancio arriveranno i soldi per quindi la quota per gestire poi il pagamento del resto. La durata della convenzione fino al 31 di dicembre 25 salvo rinnovo e ovviamente poi insomma, ci viene chiesto di dare seguito alla convenzione. In caso di inadempienza di sanzioni previste dall'articolo 5 sono applicate le sanzioni previste, poi c'è il personale del rinnovo. È una convenzione insomma, abbastanza semplice dove si andiamo a applicare per disegnare e e le risorse che sono scritte dalla PS. Se non ci sono interventi, ci sono interventi, no, visto che non parlo nessuno, quindi ci sono interventi, procediamo quindi alla votazione. Voti favorevoli. Abbiamo 12 punti, non abbiamo mai avuto così. Sono i suoi vari, no? Le ho saltato questa volta perché allora abbiamo anche due consigli in prossimità di qualche giorno. Perché abbiamo 10 giorni di tempo per la surroga, quindi insomma abbiamo questo più il bilancio. Vediamo di tempo stare insieme. Allora, voti favorevoli. Voti favorevoli. 11. Allora, siamo arrivati al punto 10. Allora, mozione numero 10 febbraio, durante il ricordo sul barriere. La parola al consigliere di istruzione. Forse si sente anche senza il show.
Consigliere Bosetti, è una mozione che viene reiterata anche quest'anno, è stata presentata l'anno scorso, di presentazione, ed ha una visione di riconoscimento nei confronti del nostro concittadino, un certo bagherato, madre delle cose. L'anno scorso era incerta, non si sapeva se effettivamente fosse se riconosciuta la sua morte le foibe. Quest'anno abbiamo avuto il riconoscimento diretto dopo un'analisi fatta dalla Commissione del Presidente della Repubblica e dal Presidente della Repubblica, insomma, attraverso chiaramente Vivo ha riconosciuto come vittima delle foibe Alberto Barbirato, tra l'altro è anche soggetto ad essere riconosciuto come padre. A questo punto, diciamo, è stato fatto un lavoro di riconoscimento non solo nei confronti del nostro concittadino, ma anche rispetto degli eredi. Con forza mi hanno chiesto proprio di poter riconoscere, di sapere anche che è stato. Di conseguenza, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, la mozione ha anche un valore di riconoscimento, visto che per il febbraio scorso è stata una manifestazione con solo forze politiche, anzi quasi tantissime forze politiche, ma soprattutto la partecipazione della Questore e chiaramente la vicepresidente. Una sindaca è tutto in qualità, ma il punto è proprio quello di dare un riconoscimento alla famiglia e ai nostri. Di conseguenza, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, credo che è riconosciuto dall'albo della Polizia dello Stato di consacrato il riconoscimento a una commissione della Presidenza della Repubblica. Ricordo che il lavoro è stato fatto attraverso due associazioni che hanno fatto, Lega Cooperativa, Lega Nazionale e Comitato di Scrutare, che mi hanno aiutato chiaramente a superare. E ringrazio particolarmente il Comitato per la presenza, soprattutto la Lega Nazionale che non ha partecipato a una sessione, ma è stata presente in commissione, cercando di portare con gli altri per tutta la vicenda, cercando di costruire la fase dell'arresto di un certo Barbirato, che vorrei ricordare era di fatto uno della polizia che è rimasto a Gorizia, nonostante il rilascio del 1945, nonostante il primo maggio è entrato. Le forze filippine, in conseguenza diciamo, stato di emergenza in quella città, è rimasto lì per cercare di salvaguardare una cittadina, anche tutti i funzionari dirigenti che sono stati prelevati dalle forze filippine e anche i poliziotti. In caso specifico era solo un vero materiale. E un riconoscimento anche. Sono arrivato per 3 anni, quindi una persona che insomma, si è sacrificata anche alcuna colpa se non quella di essere un cittadino italiano e perseverare in un'azione di lavoro. Chiedo appunto nella mozione anche di fare un'area, un'altra che fa causa. Strutture ambulatoriali proprio per se non c'è poco, se c'è da parte del comune, se no troveremo anche di alternativa per l'anno. C'è poco, il ricordo della figura di Gorizia. Ricordo così che la storia di Gorizia mi ha chiesto proprio un dettagliato conto di Barbirato che si probabilmente verrà poi fino al prossimo anno proprio per la fare la comune.
sarà anche questa per rendere anche un po' di riferimento un fatto pratico che vorremmo ricordare, perché non si ricorda un fatto pratico, non si ricorda la storia, dopo la giocata, ricordo che poi è conseguito anche con a Rovigo, dove è intervenuto è in fondo la legge che ha permesso il riconoscimento. Tanto chiedo non solo che venga riconosciuto anche dal Consiglio Comunale, ma che sia riconosciuta la figura di Marco Valverato, che è una casta, e la messa in cosa di un ceppo. Allora, analizzata la mozione, insomma, come ha detto lei, consigliere Bosetti, anche io ho partecipato alla consegna di suoi conoscenze della memoria, della famiglia, della sacrificata. Però ci sono degli elementi sottili che ci fanno fermare nell'intitolare la piatta, che sono principalmente il primo, gliel'avevo già spiegato. È dovuto al fatto che si vanno a creare disparità di trattamento, perché è vero che Umberto Barberato è morto nelle foibe, ma ci sono anche tante altre persone che sono morte per le guerre in altri contesti e anche altre persone che hanno ottenuto delle medaglie come ha ottenuto Barberato. Quindi per questo motivo mi sento di dire di no, poi la sezione andrà alla votazione. Mi sento però di dire che annualmente, nel giorno delle foibe, il 10 febbraio, si può comunque celebrare a ricordo la morte di questa persona infoibata, sia quando, perché lo facciamo sia per il 27 di gennaio, quando andiamo a ricordare la Shoah, sia il 10 di febbraio, quando andiamo a ricordare i morti nelle foibe. Un altro elemento è che, non so se avete visto, vi è un verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 28 di novembre del 2003 che va a intitolare la biblioteca antistante alla biblioteca comunale ai caduti in Assiria. Quindi, in primis, perché non voglio creare disparità con altre persone che sono cadute in guerra, ma in secondo luogo anche perché non soprattutto, anche perché quella piazzetta lì è già stata colata. Consigliere Bosetti, rispondo. Allora, se quella piazzetta vuol dire che ha già martiri in Assiria, però non ho visto, non mi pare che ci sia un'insegna, una cosa a ricordo. Poi, attenzione che è vero che si possono fare le disparità, ma se noi intitoliamo via a un determinato papa, non è che facciamo un torto al papa per questo. E ricordo anche che il Barberato ha effettivamente il papa medaglia, io non so quante altre medaglie siano state date nel nome dal Presidente della Repubblica, cosa che possono. Io credo che effettivamente è una questione di disparità, perché se andiamo a vedere le disparità che possono essere. Io credo che sia una questione funzionale. Mi aspettavo semmai che trovasse una soluzione alternativa se poi la piazza. E se è così, allora mi aspetto anche una scritta su quella piazza di ricordi di Siria. Ma anche qui dico, ricordiamo i martiri in Siria, ma non ricordiamo altri martiri che i nostri soldati italiani, anche qualche tempo fa, nel 1953, hanno contribuito in altri paesi. Per cui focalizziamo la questione su, anzi, direi di più, è più importante una persona in San Martino, genericamente, ai martiri in Siria, per cui ritengo poco opportuna la risposta e continueremo chiaramente la nostra battaglia per cercare di se non a San Martino anche il riconoscimento di Barberato, ricordo che se ne guarderà lo stesso comune di Ari.
larga, una via l'abbia la mia azienda è stata la più grande. Non è dimenticato comunque, è tra tutti i nomi, come l'avevo già detto, delle ultime che devono toccare a seguito di la seconda guerra mondiale. Il nome ce l'abbiamo, cioè è nel momento, non è dimenticato. Cioè, noi abbiamo delle vittime della prima e della seconda guerra che sono state nella storia, no, sono ci sono anche morti, non sono dispersi, ma abbiamo la ragione storica di riconoscimento della vittima. Il 1923, dopo 70 anni, è stato riconosciuto quale qualità, per cui dal mio punto di vista, non tanto a livello personale, ma a livello della famiglia, quantomeno riconoscibile un riconoscimento. Io ho già presentato la famiglia, farò presentare la anche i comuni, che magari sono meno attenti, diciamo, a creare delle differenze, ma io me la sento di dire, continuerò in questa battaglia. Uno è a questo punto anche un riconoscimento alla famiglia, agli eredi, che sono assieme a me hanno portato avanti. Chi è favorevole alla mozione? Bravi. Punto numero 11, preso dato il piano economico finanziario della soddisfazione dei vani tra gli anni 23 e 25 per il discorso del Consiglio di Barcellona. Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023. È opportuno fare una considerazione, il 2023 sarà l'ultimo anno, ormai penso sia di dominio pubblico, dove sarà la gestione attuale sia del servizio e sia della determinazione delle tariffe con il metodo a tassa. Dal prossimo anno, dal 2024, a seguito di decisione del bacino di Rovigo e per il 2023 già in 21 comuni del luogo, si è passato e si passerà alla determinazione al calcolo della tariffa contributiva, rispettivo a dire per il servizio fare il basso servizio, e anche a una rimodulazione, la ridefinizione delle metodologie di raccolta. Di lungo sono state fatte serate, una serata anche qui a San Martino. Allora, per oggi, per il 2023, i comuni di San Martino, come gli altri 29 comuni che passeranno a tariffa puntuale nel 2024, approva ancora una tassa, quindi non è costruttivo, ma è tassa. Come viene determinata la tassa, per cui non potrebbe essere meno ridondante, lo sappiamo, insomma c'è una parte fissa, una parte variabile, dei costi che vengono sostenuti dalla società ancora alla quale abbiamo affidato il servizio, per il nostro comune, sia per quanto riguarda la raccolta, il movimento, il conferimento delle discariche, i trattamenti, forse in più, una parte che viene dedicata per i costi generali, i costi di trattamento e i costi di gestione. Il documento che raccoglie tutti questi dati è il prezzo del piano finanziario che da 3 anni viene approvato non più dal Consiglio Comunale, bensì dall'ente di bacino. Cioè viene stabilito, viene redatto da parte della società di gestione e viene validato da parte del Consiglio di Bacino che esperisce tutte le verifiche sui costi, sulle variabili
che riguardano ogni comune a, per il quale viene redatto il prezzo. Aggiungo anche questo, che è proprio un elemento ormai determinante. È chiaro che la società di gestione deve avere i propri costi, però dovendo rispettare il metodo tarifario rifiuti, il tarifario 2 attualmente, che è comunque determinato e stabilito da ARERA, quindi l'autorità indipendente che dà le disposizioni per la redazione del piano. Perché ho detto che il prezzo deve comunque tenere conto dei costi e la copertura dei costi avviene attraverso la tariffa che poi viene applicata ai cittadini. Poi vedrete che noi, per quanto riguarda il 2023, abbiamo ritenuto di mantenere inalterate le aliquote, quindi la stessa tariffa dell'anno 2022. Il nostro pezzo riporta addirittura una piccolissima riduzione del costo complessivo, e quindi insomma, diciamo, ci sono differenze sostanziali rispetto all'anno precedente. Quest'anno abbiamo subito, è giusto dirlo, nei precedenti due anni degli aumenti che ci hanno portato circa il 8%, cosa che sta avvenendo in altri comuni ma che noi avevamo già assorbito negli anni precedenti. Quindi per il 2023 non ci saranno novità. Quello che adesso noi chiediamo è di andare a proporre l'approvazione, anzi la presa d'atto del PEF, del piano economico finanziario, così come approvato nella seduta del numero 7 del Consiglio di Bacino del 18 aprile 2023, sulla base dei dati che sono stati forniti dal Corriere e poi validati dal Ente stesso. Il nostro prezzo complessivo ammonta a 503.561 euro che deve essere coperto in tariffa. Basta, se direi di aggiungere altro, perché ci sono richieste, per quanto posso dare risposte, sono definizioni. Consigliere Berghiero. Allora, per aprire un po' la discussione, insomma, su un argomento che comunque è abbastanza complicato, perché no, un po' anche sì, difficile e complicata. Io sono andato a vedermi alcuni dati per quanto riguarda in generale i trattamenti dei rifiuti, dati statistici che sono tutti, diciamo, pubblicati. E sui vari siti, insomma, il settore dell'ambiente, osservatorio di rifiuti, eccetera. E niente, un dato statistico è che il comune di San Martino comunque è uno dei comuni che più bravi nel comparto collegano, con un 73% di differenziata. A scapito del capoluogo che è a 66, una media di 69. Pertanto, applauso ai cittadini di San Martino per l'impegno che ci mettono nella raccolta dei rifiuti. Un'altra cosa che sono andato a vedere, che è abbastanza all'occhio, che per quanto riguarda i rifiuti, a livello regionale ma provinciale, c'è un aumento di rifiuti di un 1,7% dal 2020, dopo il 2020, dopo 2019-2020 fino al 2022, quei dati che ci sono. E questa è la premessa. In particolare io avrei delle domande, però me le sono scritte in modo tale, delle osservazioni, perché non ho delle osservazioni, che vi leggo per essere più esaustivo possibile relativo al piano finanziario. Allora, leggo. Il costo di trattamento del rifiuto umido nell'anno 2002 è diminuito in modo importante, più del 50% a livello di mercato. Tale importante decremento sta continuando anche nel 2023. Si chiede se nel piano finanziario 2023 del Comune di San Martino se tale sensibile diminuzione dei costi legati allo smaltimento della frazione organica sia stata considerata.
e in caso di risposta affermativa in che modo. Si chiede quando sia, questa è la prima domanda, si chiede quando sia stato valutato il costo di smaltimento in discarica del rifiuto secco indifferenziato per l'anno 2023 euro tonnellata e se ci siano eventuali differenze rispetto all'anno 2022. Nel caso in cui ci fossero differenze si chiede di conoscere le principali motivazioni, perché tra l'altro mi sembra che dal 2024 si passerà a tre scariche più i componenti familiari, pertanto questo sembra che vada a modificare più le abitudini dei cittadini più che la produzione pro capite, perché inizio di cambiare personalmente un modo di vivere perché il ambiente mi fa 5 scariche piuttosto che farne 7, 8, 10, quelle che mi fanno adesso. Questa, pertanto, volevo sapere su quale motivazioni, visto che l'andamento è in crescita, piccolissima, come San Martino stabile a livello colesano in crescita, di poco per la crescita, vengono ridotti, si prevede che siano ridotte questi scarichi. A seguito dell'avvio della tariffazione puntuale di un comune della provincia di Rovigo dal 1 aprile 2023, si chiede se è stato previsto un calo di conferimento del rifiuto indifferenziato rispetto all'anno 2020. In caso di risposta affermativa, si chiede a quanto assommi tale eventuale edizione, come sia stata calcolata e prevista. Poi, rispetto sempre alla TARI, con riferimento al punto precedente, si chiede, alla luce delle attuali autorizzazioni esercizio dell'impianto TMB di Sarzano della discarica Taglietto 1, se sia previsto, alla luce del calo di conferimento di rifiuto urbano, secco, incrementare l'ingresso di rifiuto speciale non pericoloso, anche quindi di generare possibili economie in grado di ridurre l'impatto della TARI sulle tasse dei cittadini di San Martino e più in generale dei cittadini polesani. In pratica si porta meno rifiuto secco, i cittadini pagano gli stessi soldi dell'anno scorso per lo stesso servizio, perché se si passa a 5 scariche, insomma, dipende dalla rendita familiare, e pressoché si paga la stessa cosa, vuol dire che noi paghiamo di più rifiuto portato in discarica. Vuoi capire se gli spazi e i volumi che resteranno liberi, perché se prima si portava 30.000, adesso si portava 20.000, 15.000, non so quello che prevede l'ambiente, se saranno riempiti con rifiuti speciali e se questi incrementi di rifiuti speciali andranno a ridurre il costo di smaltimento dei rifiuti urbani. Perché comunque ricordiamoci che quella è una bonifica, è un impianto a servizio del territorio esplicitamente per i rifiuti urbani, cioè deve dare un servizio ai cittadini per ridurre il costo di smaltimento. Ecco, per quanto riguarda la TARI, è il requisito numero 11 e dopo altre domande sull'altro servizio. Allora, per ricordare osservazioni anche dell'anno scorso, la domanda non può essere rivolta all'amministrazione relativamente ai dati che provengono dai ambiente, ai dati del Consiglio. Chiaramente l'amministrazione fornisce i dati necessari per la presentazione dal Consiglio, facendo che sulla base di questi elementi viene determinato poi questo valutarsi. Per quanto riguarda tutti gli aspetti lei indicava praticamente la gestione della discarica piuttosto che i comuni, chiaro che non hanno rimasto se volta domanda che se lei ha la cortesia di girarci di così che a posto io posso farmi interprete e sottoporla al Consiglio Vaccino che la nostra ambiente per cercare di risposte. Sono dettagli, sono tematiche squisitamente tecniche che lei conosce perché opera in questo settore, che non è piuttosto sottoscritto, non può conoscere pur essendo presidente del Consiglio Vicino, mi occupo di temi generali, sicuramente poi fare risposta veramente ai motivi e ai
previsioni fatte per andare a determinare con le tariffe piuttosto che l'articolazione del nuovo servizio sono localizzate. Per quanto riguarda i numeri dati, i volumi delle discariche piuttosto che il tecnico, sinceramente non ho questi elementi per il piano come viene disposto, ripeto, il piano è controllato dal Consiglio di Bacino nei suoi ordini tecnici e non nei suoi ordini politici. Gli ordini tecnici verificano attentamente tutti gli elementi trasmessi da ambiente e su questi fanno una valutazione per rispetto a quello che sono. Quindi per questi aspetti se lei vuole una caso mai prossimamente forse avrei risposto che chiedo. E per quanto riguarda, poi ho fatto alcune osservazioni relativamente alla nuova tariffa, su questo posso dire che l'ENEC ha detto che il Comune San Martino è tra i comuni certamente, però oggi non è più virtuoso, siamo al 73%, ci sono dei comuni che sono attestati sull'80% e di punteggio ce ne serve, sono discuso per questo. Il Comune di Rovigo ha migliorato il suo performance già nell'anno 2022 e nel 2023, già dai primi dati che provengono dall'avvio del servizio, ci sono dei miglioramenti notevoli per quanto riguarda il secolo residuo piuttosto che il rispetto anche dei comprimenti. E i dati che provengono dai primi relativamente alla raccolta differenziata, che quindi no, delle innovazioni sono confortanti e c'è già un aumento considerevole del. Allora noi dobbiamo perseguire degli obiettivi che sono posti sia a livello europeo, ma la Regione Veneto li ha imposti, e quindi sul piano regionale dei rifiuti, se andate a vedere, c'è un obiettivo che è il 25% entro il 2030. E noi siamo posti un obiettivo anche meno ambizioso, perché comunque dobbiamo implementare un servizio, dobbiamo partire con un'innovazione che non è semplice né da implementare né da far percepire da parte della cittadinanza del sistema. Noi siamo posti l'obiettivo dell'80%, che per il nostro comune, diciamo che la meta è vicina, no? Però se siamo bravi dovremmo anche superare questa asticella. Cosa cambia nella sostanza? Lo so benissimo, nella sostanza cambia che il parametro che prima vedeva la tariffa calcolata su il numero dei residenti e anche con riferimento ai metri quadrati di abitazione, e per quanto riguarda le utenze non domestiche venivano suddivise le attività economiche in 35 categorie, no? E nelle 35 categorie poi si andava anche al quadrato, queste cose verranno superate per quanto riguarda le attività non domestiche più gradualmente, perché la cosa è ancora più complicata. Per quanto riguarda le attività domestiche non ci sarà più il riferimento ai metri quadrati, ma solo sicuramente al numero di componenti, cioè persone che si dichiarano nel nucleo familiare. Questo, secondo le nostre previsioni, le nostre aspettative, dovrebbe comportare una determinazione più equa della tariffa, il che non significa che le tariffe diminuiranno per tutti e che non significa che le tariffe aumenteranno per tutti. Vorrei dire anche che noi non abbiamo mai dovuto creare aspettative rispetto a una riduzione delle tariffe, e se qualcuno l'ha fatto sicuramente un trapelino più che erano le nostre intenzioni. Noi pensiamo invece che la riorganizzazione del servizio, l'aumento della raccolta differenziata nel tempo, i conferimenti e le discariche di secco sono parte di questo, più questo lo puoi confermare. Allora, riducendo i conferimenti di secco e utilizzando il meno possibile le discariche, chiaramente si otterrà una riduzione dei costi che tutti andiamo a sostenere. Stesso dicasi per gli introiti che dovremmo ottenere per quanto riguarda le differenziazioni, quindi con la rendita
dei materiali, la carta, il vetro, eccetera. Con questo, con tutte le variabili del caso legate al mercato, che non è poi così costante, insomma, si dice. Ecco. Però per quanto riguarda il secco residuo, questo sì. Non è una cosa che ci siamo pensati e sognati di notte, di tanto di giorno, ci stiamo basando sulle esperienze di altri consigli di bacino di altri territori della regione e di altri territori dell'Italia, in particolare della nostra regione e in particolare, ad esempio, stiamo appoggiando molto sull'esperienza del consiglio di bacino Prigua, che ha iniziato questo sistema già da un decennio e in questo momento può vantare una raccolta differenziata del 90%. Così come la, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe e in particolare quello che ha destato le maggiori, la maggiore confusione per, sui cittadini, insomma, è una cosa veramente semplicissima da capire. Per quanto riguarda la tariffa che riguarda le imprese del secco, no? Sapete che noi, scusate se mi dilungo un attimo solo, sapete che verranno determinate sulla base del numero dei residenti più 2 o superato. Quel più 2 l'abbiamo chiesto noi come consiglio vaccino, in realtà il consiglio Priula applica più 1 e ci hanno detto guardate che è più che sufficiente di più 2. Però noi siamo amministratori e il 92% di quota interessata come sì, perché comunque loro oggi applicano più, cioè non i residenti. Noi abbiamo detto no, ho fatto varie considerazioni, varie proiezioni e abbiamo deciso di non residenti, questo cercando di fare ovviamente alla cittadinanza, perché e soprattutto in questa fase di avvio che è la sicuramente difficoltà. Ecco, la sostanza è questa, quello che voglio dire è che noi non abbiamo voluto trasmettere il messaggio si pagherà di più. Si pagherà oggi, ad esempio, nel 2023, scusate il tecnicismo, giusto che si sa, nei 29 comuni approveremo o comunque convalideremo i piani economici finanziari per ogni comune. Nei 21 comuni viene approvato un unico piano economico finanziario. Il prossimo anno, ad avvio totale del servizio, sarà un unico piano economico finanziario per tutto il bacino. Quindi San Martino, quindi il Portotone, piano economico finanziario, che prevede che poi, prima, la copertura dei costi di gestione. E quei costi devono comunque essere coperti. Ma da sé, e per coprire i costi, bisogna far pagare il tariffo. Ma in che maniera? Riteniamo in maniera più equa rispetto a pagare se si conferiscono rifiuti, pagare in base alle persone che costituiscono il nucleo familiare. Se conferisco più rifiuto secco residuo, pago 14 euro in più ogni impresa nel corso dell'anno di cui chiedo il servizio. Ecco, 14 euro? 14 euro ogni impresa. Ogni impresa in più. In più rispetto, per esempio, il nucleo familiare della persona ha 5 imprese, alla sesta pagherai 14 euro, il microciclo chiaramente se ne andrà la presa in più, calcolerà le prese già fatte, l'ulteriore presa nella bolletta di conguaglio verrà debitata bene, insomma, al cittadino. La gestione è un'altra cosa importante, la gestione che riguarda la bollettazione della TARI, che oggi è fatta dai comuni, e in primo comune già Rovigo piuttosto che altri la fa economicamente, dal prossimo anno la farà economicamente. E questo per dire, è uguale a quello che avviene acqua, la gestione la fa coerente, la gestione la farà economicamente. Chiaramente sono alcuni parametri che saranno differenti a tutti i già da quest'anno. Per quanto riguarda il nostro comune, la progettazione verrà fatta dai comuni. Noi adesso andremo a stabilire le tariffe e con le tariffe anche l'articolazione dei pagamenti.
le prime arriverà ancora una bolletta e poi una fattura che comincerà ad arrivare dal prossimo anno. Quindi dal prossimo anno c'è una fattura per un servizio, poi c'è una bolletta per un servizio. Quindi Ecoambiente per il 2023 adesso mantenendo tutto quindi metterà ancora le bollette. Che presumibilmente, cioè noi abbiamo indicheremo nella delibera sulla formazione delle tariffe, la prima scadenza del 31 luglio. E senza il patema potete già trasmettere ai cittadini che se la bolletta dovesse arrivare anche il primo giorno di agosto non succede nulla, nessuno andrà a chiedere di sanzioni, perché questo è passato. È abbastanza complesso, il nostro comune di altri ha trasmesso la propria banca dati relativa a tali con gli altri comuni, quindi sono molti dati che hanno dovuto essere anche verificati, puliti, controllati da parte di Ecoambiente con un periodo aggravi di tempo e di lavoro per arrivare a una valutazione corretta. Questo è un po' quello che volevo. Io rispetto a ma poi ripeto sui dettagli che sono molto importanti, certamente non so, dicendo che non sono importanti le sue sorveglianze, però ripeto, noi facciamo un atto di fede rispetto a quanto viene calcolato e controllato sulla base dei dati che sono verificati e accertati, sui quali non abbiamo elementi di contestazione. Ripeto, c'è molto lavoro degli uffici del nostro comune e del Consiglio Bacino per arrivare alla, e di Ecoambiente per arrivare alla determinazione dei costi. Però se viene a chiedere le quantità sulle quali sono calcolati i costi di prelievo piuttosto che i costi di smaltimento, questo è un dato che verifica Ecoambiente, ma Ecoambiente ha il dovere di comunque calcolare sui fatti, cioè, io non ho motivi per ritenere che non sia determinato. Sulla gestione dell'Ecoambiente, sicuramente eseguiamo un controllo, io in particolare, essendo anche presidente dell'Assemblea di Controllo Nau, ho fatto un controllo migliore rispetto alla gestione dell'Ecoambiente. Certo, oggi insomma, noi abbiamo chiesto. Ho avuto incontri, comunque sono fornito dati, tutti i dati che noi chiediamo sono forniti puntualmente, penso che la società, su questo per la società, la nostra società di gestione, non ci sia nulla da dire. Il servizio ritengo sia un servizio di qualità, ci sono dei servizi, e prendo l'occasione per dire questo anche. Seduta registrata anche in questi giorni, si stanno verificando dei servizi su per quanto riguarda il verde. Per l'umido, questo il problema si è verificato per i problemi che ha avuto la cooperativa Ecoambiente, che non ha nulla a che vedere con l'ambiente. Cooperativa Ecoambiente che ha il servizio dell'umido per San Martino e altri decine di comuni del medio paese. È stato esteso un contratto con la cooperativa proprio per i problemi che sono mancati pagamenti di stipendi che poi sono stati comunque pagati da cliente, c'è una clausola che prevede l'obbligo da parte della società di nonostante questo, ecco, le difficoltà di questi giorni, è stato detto che è stato firmato già il contratto e la nuova società, le società incaricate del servizio del nostro territorio, inizieranno dal 17 luglio. Oggi il servizio viene tamponato dal personale di Ecoambiente. E quindi qualche problema in questi giorni può trattarsi di mancate raccolte o di raccolte in ritardo. Comunque il problema è stato risolto, purtroppo ci sono degli obblighi contrattuali, semplice chiudere dei contratti e risolvere una situazione come questa, queste cooperative. Dei problemi interni notevoli, l'ultima cosa l'ho detto, l'ultimo problema
è che manca personale, difficilissimo reperire personale, in particolare autisti con le patenti C5C e alcuni dipendenti dell'ex cooperativa, visto la tempesta, avranno già trovato la realtà e quindi ci sono dei vuoti di personale insomma, comunque confermati. Quindi la situazione è questa qua, certamente penso che poi da un po' luglio il servizio di giorni ad essere molto come precedenza. Ci sono state altre difficoltà quest'inverno, sono generate problemi di questa cooperativa, poi per l'altro cioè, quello che riguarda le altre frazioni consigliere ha finito per restare sull'argomento di quello che ha fatto un discorso generale anche fuori dal contesto qua della tale di San Martino, le mie domande erano perché i quesiti che ho posto sono relativi a un'applicazione di soldi che i cittadini di San Martino devono pagare. Pertanto il discorso di altre realtà in cui ho dei pensieri un po' diversi dai suoi, per esperienza attuale, pertanto non mi interessa. Pertanto su varie argomentazioni mi ha già risposto su altri quesiti che volevo porre, però volevo capire una cosa sul passaggio tra tariffazione e il passaggio alla tariffazione puntuale, che ha detto che pertanto sanno la stessa di quella che sarà applicata nei 21 comuni, se ho capito bene. No, questo no. Cioè, la tariffazione puntuale. Aspetta la domanda. Sì, sì. Dal gennaio 2024 sì. Le tariffe applicate ai cittadini sono quelle sulla base di quello che sì, attualmente tutti i comuni avranno la stessa tariffa. Tutti i comuni avranno la stessa tariffa. Ok. Volevo sapere se sta partenza di questa tariffa puntuale comporterà ai cittadini di San Martino un maggior aggravio di costi, visto che attualmente ci sono dei costi che sono previsti nella TARI attuale, i sacchetti del verde, invece sono stati pagati il bidone 35 euro, per fare un esempio. Il fatto di avere meno conferimenti di secco, che si presume su basi non statistiche, ma su basi di previsione, perché le basi statistiche, come ho detto, sono dati consolidati, le percentuali di raccolta del secco, se andiamo a vedere San Martino di Venezia rispetto agli ultimi due anni è conferito pressoché uguale, e le dico anche i numeri. Nel 2020 393.000 rifiuti umani indifferenziati per 192.080 kg, nel 2022 434.160, ma quello era il 2021, il 2022 un po' di più. Nel 2020 era ancora più basso, ma c'è questa roba che non è una diminuzione. Pertanto noi andremo a dare un disservizio ai cittadini, costringendoli a tenere in casa il secco perché non c'è la raccolta, faranno meno uscite. Nel caso in cui uno deve fare uno scarico in più, il secco pagherà 14,50 euro. 14,50 euro per un sacchetto di col tecnico, pertanto mi parlo del tecnico, guardo i numeri, moltiplico quanto costa, qui fuori un proposito euro tonnellata, quanto costa quel secco lì, che nel bilancio comunque dell'ambiente pensavo potesse andare a far sì che il costo della tariffa fosse più bassa, perché uno scarico di 14,50 euro
facendo una media di un sacco, un sacchetto costa tra 3 kg, tra 4 kg al massimo, e fuori non dico neanche la cifra perché non va neanche la finativa, però pertanto vuol dire che i scarichi in più saranno profumatamente pagati dai cittadini. Oltre a partendo da una base che sarà pressoché uguale, se non uguale a quella dell'anno scorso. Pertanto il fatto che i cittadini abbiano maggiore propenso a fare una raccolta differenziata, speriamo arrivino all'80%, dall'altra parte hanno un disservizio perché si faranno meno raccolte e la gente sarà costretta a tenersi in casa più il materiale, se non lo tiene in casa potrò pagare profumatamente, perché questi sono i numeri. Pertanto non è che il timore che è quello che i cittadini, visto anche quello che sta succedendo in alcuni comuni dei 21, stanno pagando di più, dove sono partiti, io ho parlato con qualcuno, stanno pagando di più rispetto all'anno precedente, questo possa comportare anche il fatto che i cittadini non pagano neanche l'aute, perché magari viene un costo maggiore. Per quanto riguarda poi il discorso della riscarica, comunque è una considerazione che bisogna fare, perché alla fine tutti i costi che vengono sostenuti per la raccolta dei rifiuti, per la gestione, per tutto quello che c'è dentro qua, ha una sua, diciamo, un suo adesso non vi è il termine, fine solo se c'è un costo di smaltimento che sia adeguato in discarica. Il fatto che i rifiuti che vengono scaricati in discarica invece dei rifiuti urbani siano rifiuti speciali e hanno un prezzo superiore certamente in questo momento, perché appunto sono sempre incalinati, però certamente superiore, avrebbe un suo significato nel capire se all'interno del loro piano economico hanno considerato questa cosa. Certo, no, nell'MPR2 no, l'MPR2, scusami, nell'MPR2, in Arera. Gira ecoambiente da un corso 800.000 euro, quest'anno 500.000 euro, è chiaro che sono comunque risorse che entrano dentro l'ecoambiente e che vanno a cambiare, quindi sono i costi. No, per il calcolo della tariffa puntuale, mi scusi. Non riesco a capire poi quale risposta devo dare, poi rispetto a queste sono strategie della società di gestione. Sono... Però sono strategie, mi scusi, che dopo va a incidere sul posto. Ma sì, c'è tutto va a incidere, certamente che tutto va a incidere, sì. Ma grazie a Dio a volte ci sono delle tappe che vanno a ridurre quelle che sono poi i costi e le tariffe conseguenti. Noi sappiamo, è conveniente, si fornisce questi dati, sono validati. E questo è quello che ci interessa. Come Ecoambiente gestisce, noi controlliamo, gestisce in maniera efficiente, in maniera rispettosa dell'ambiente, tutto il resto è forza. Puoi chiedermi, sono io l'amministratore delegato di Ecoambiente o di Polaris o delle società partecipate, chiedi a loro, se lo chiedevo io. Ma tu sei anche il comunale del settore, stiamo terminando il PEF, validando un PEF. Una presa d'atto di un pezzo. Allora, mi viene a chiedere se la discarica si porta in rifiuti speciali che incide 10. No, questo è solo l'ultima parte che ho chiesto. Adesso non facciamo un discorso dei rifiuti speciali. Ma il fattore delegato alla società e okay, fai se vuoi riportarne con te. Allora, lasciamo perdere il rifiuti speciali. Volevo capire. Perché è inutile il fine della delibera che stiamo discutendo, è assolutamente inutile. Sono dati che tu conosci perché questo è il tuo lavoro. No, volevo capire. E se vuoi ti confronti con l'amministratore delegato della società e con il presidente e con il direttore del Consiglio di Bacino, ti fisso un appuntamento e così che dici tutti i tuoi dubbi. Mi interessa parlare con te. Puoi chiedere a me se la tariffa è determinata in un modo piuttosto che un altro, se le quantità, se i quintali.
Insomma, non è che io vado a controllare se alla mattina raccolgo 10 tonnellate piuttosto che 7 o 6, non è il mio compito. Nel piano, se devi dire qualcosa, puoi dirla senza dire avanti. C'è qualcosa in merito, però dell'argomento, no? Aspetta che finisco, perché non fate finire. Ha parlato prima Piacentini, ha fatto fare tutto il suo intervento, adesso ci siamo un po' intercalati. Nel caso specifico, hanno costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio a cassonetti, 12.477. Voglio sapere quando sono stati fatti questi lavori. Io non ho mai visto i cassonetti, lo spazzamento delle strade, io non ho mai visto il lavaggio di cassonetti. Volevo sapere, però, sono nel piano finanziario, tutto qua, nel comune, qua sono stati controllati queste cose qua. Queste sono le mie domande. Mi risponda Mario, in merito a questo, se piace a lei. No, tre ore. Ecco, nel caso specifico, guarda, questa è imposta, quindi, appunto, a pagina 15 c'è costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio cassonetti, 12.477 euro. Su quale? Ma io sto solo dicendo costi di ecoambiente. Ma io non dico che i costi di ambiente siano giusti o sbagliati, io sto dicendo che in base... Io li prendo per giusti. Perfetto, non ho nessun dubbio che non siano giusti. Gli organi che pensano questo. Sul caso dello spazzamento, sul caso dello spazzamento, il comune avrà il dovere di verificare se spazza le strade? Credo di sì. Nel caso dello spazzamento sono i nostri operai, i costi dei nostri operai vengono ribaltati nel costo della tariffa, cioè anche tu. Per ora. Stesso dicasi per i costi. Comunque faccio un'ultima chiosa, visto che l'argomento mi è possibile. Gestione e collettazione. Fino ad oggi venivano ribaltati, ti dico anche di più. Il prossimo anno avremo anche dei problemi, perché dovremo comunque coprire 50.000 euro di costi in più, certo, di spazzamento e di gestione. Questi sono i problemi che affronteremo il prossimo anno come bilancio dell'ente. Fino ad oggi noi andavamo a dare giustamente lo spazzamento che è fatto dei nostri operai, che è fatto. Altri comuni hanno chiesto lo spazzamento ovviamente sostenendo dei costi ulteriori. Non è che i comuni che chiedono servizi ulteriori li paghiamo noi, li pagano loro, servizi ulteriori li pagano loro, vengono da Rose, Rovigo e anche i comuni, insomma, che hanno chiesto i servizi migliori, ma sono cose che... Ho chiesto una cosa e lei mi ha risposto, non vedo quale sia il problema. Bisogna anche fidare, io vi fido, perché sono comunque dati, numeri, costi, certificati, verificati e controllati. Però il fatto... Mi metto a sindacare e dire se il quintale, la tonnellata piuttosto che... No, il quintale, la tonnellata è determinante, perché se loro mi dicono che devo fare 5 scale, che vuol dire che hanno evidenza, hanno evidenza che il comune di San Martino di Venezia... No, il comune di San Martino... E loro ti diranno se stanno imbrogliando sui numeri. Ma chi è che sta imbrogliando? Perché devo mettere in dubbio? Io sto dicendo che è nostro dovere come comune controllare, oppure va bene tutto lì. No, va bene tutto. Allora, controlleremo i numeri. Ma è che interessa fregare il numero San Martino? Ma non credo che sia quello. Sto dicendo che in funzione di una raccolta del secco che è uguale a quella dell'anno scorso, dell'anno precedente, se no che può essere anche in leggera crescita, come mai vengono ridotti gli scarichi e ogni scarico in più viene fatto pagare profumatamente 14,50 euro? Questa è la domanda, ok? E su questo bisogna verificare, punto. Non ho detto che gli altri imbrogliano, che fanno numeri falsi o chissà. Ho detto solo di controllare la motivazione. Due cose diverse. Stiamo parlando del PEF 2023 e adesso ci metti dentro come verrà. No, prima sul tuo intervento hai parlato di tutto, hai parlato anche di Confarina, che non c'entra niente con il resto del 2024. Tu hai chiesto la tariffa puntuale di posto? Sì. Ti ho detto, per quello che riguarda il PEF, posso andare a vedere quantità o altre cose?
per quello che riguarda le strutture, una delle sì, domande, certo, per quello, come quello che riguarda la tarifazione puntuale del 2024, io risposto in base a conoscenze che ho, certo, no. No, è lecito che io faccia le domande. Certo, ma va bene anche chi le rivolge le domande. Sto dicendo, sono il consiglio comunale che devo rivolgere. Il comune domanda di come viene calcolato il percolato in comune, non lo so, sinceramente. Ma io non ho chiesto questo. Vabbè, era una però, non è che mi metto dentro a vedere quanti chili vengono portati via ogni mattina, sempre piuttosto che di uno. La prossima terra sì, saprà, perché sì, tutti i codici c'è, cioè, a persone, quindi saprà quanto seco produci, quanto umido produci, quanta carta produci, perché hai il codice unico, allora, che è riferito a te. Sì, questa può essere una risposta, non viene, va a chiedere a Ecoambiente, non è una risposta. Sì, Gianluca, ma da tanto che se ne parla di sì, benissimo. Se tu non sei d'accordo con il nuovo metodo di tarifazione, no, perché sono due opinioni, probabilmente anche fondate in base a quello che fai. Ma io non è che sono pietra, è una decisione che è stata presa da tutti i sindaci. Da tutti i sindaci, cominciano ad arrivare determinati risultati. È stata presa dal comune San Martino. San Martino è uno dei comuni che partecipano al Consiglio di Bacino. Le decisioni sono state prese perché si vuole arrivare a determinati risultati. Ci si arriverà, spero di sì, non ci si arriverà, verificheremo. È compito anche del Consiglio di Bacino, piuttosto che dell'Assemblea di Controllo Analogo, verificare che la società di gestione ottenga i risultati che sono presenti nel piano industriale. Ma infatti, ecco, per dire, sul piano industriale, nel piano industriale è prevista la tariffazione più bassa. Perfetto, posso fare una domanda sul piano industriale? Visto che è parlato, e beh, se la tira fuori il discorso piano, cioè tu puoi dire nel piano industriale, non posso fare una considerazione. Allora, il piano industriale dell'ambiente 2020-2050 è un documento pubblico, ok, benissimo, che conosco benissimo. Era prevista di fare una nuova discarica X. So che il signor sindaco di Villadove non è molto... sì, ok. Pertanto... Se partecipasse alle assemblee consigli, non viene mai, cioè, non sappiamo la sua opinione. Però, nel piano industriale, tutto, o la maggior parte del piano industriale, sta in piedi se viene fatta la discarica X. Ok? Quindi... siccome tu mi hai parlato del piano industriale, è fondamentale sapere se le tariffe dei cittadini avranno delle variazioni su questo, perché dipendono dal piano industriale, come hai detto te prima. Pertanto, è ancora realistico il piano industriale che hanno fatto, visto che non c'è ancora... Evidentemente sì, visto che sono state determinate questo modo. Sì, ripeto, il sindaco di Villadose non ha neanche detto ad oggi, è la sua facoltà, quindi ad oggi quello il piano è che ci si guarda. E in più, sempre sul piano industriale, ci sono stati degli investimenti, o volevano fare degli investimenti importanti per quanto riguarda l'impianto di trattamento dell'umido per fare un gasificatore, e adesso che mi pare fossero 22 milioni di euro di investimento, e quello a causa della prima richiesta che abbiamo fatto, il caso il fatto che il costo dell'umido sia adesso abbassato notevolmente rispetto a prima, anche questa cosa qua non sta in piedi dal punto di vista industriale, perché appunto il budget era stato calcolato su dei costi che erano diversi di introiti sul rifiuto umido e poi relativa alla classificazione industriale previsionato e riformulato entro 4 anni, insomma, ovviamente sono state delle variabili. Sì, con queste variabili voglio dire che non è così trascurabile, voglio dire, certo, potrebbero avere dei grossi impatti. Ma non è per questo che devi fermare il processo che è iniziato, perché ci sono delle variabili. Certo, le variabili si affronteranno, scusa, quella della discarica piuttosto che per dirti. Il piano industriale, anche per effetto di fondi del PNRR, 18 milioni di stati, dovrà essere rivisto, perché in ogni caso erano previsti investimenti a carico della società. I 18 milioni apporteranno di più. Ci sono diverse cose che vanno poi a modificare, integrare il piano industriale. Ci stanno lavorando. Noi abbiamo chiesto
che sia modificato il finanziario che abbiamo chiesto, sia come assemblea di controllo analoghe come consiglio di vaccino. Quindi anche loro ho chiesto subito una richiesta che proviene da più amministratori, certamente per tenere conto di tutte le variazioni sono state quando è stato fatto meglio. Chiaramente sono tutti aspetti che sono quotidianamente monitorati da parte della stazione di stazione. Sì, qui va solo in presa d'atto, non è che voi dopo, ma che il soggetto competente all'approvazione è il vaccino, in base alla legge 52, il vaccino approva il piano economico finanziario. Questo qui c'è un periodo di coda, viene riportato nei comuni perché abbiamo ancora un passaggio, uno per diciamo, collaborazione istituzionale, due perché ci sono delle voci, quindi, che si parlava prima dello spazzamento, ci sono ancora delle voci a cavallo in alcuni comuni tra bilancio e piano di spazzamento, quindi ci sono delle somme. Qui a San Martino ci sono dei servizi che vengono presi dagli operai per lo spostamento, poi non ci saranno più. E saranno in carico eco ambiente? Sì, sì. Cioè il passaggio è tutto completamente a eco ambiente per la gestione. Per quanto riguarda l'autorità di regolazione che fa gli affidamenti, che controlla il servizio e ha la responsabilità del servizio, è il bacino dei rifiuti, cioè il bacino dei rifiuti anche proprio anche l'ANAC disciplinato, loro hanno la responsabilità e devono occuparsi, vengono fatti di lavaggi dei cassonetti, cioè non è che noi abbiamo questa materia, è una competenza che è esclusiva del bacino. Ci sono anche delle direttive ANAC sul fatto che devono occuparsi di sistemi di controllo anche a distanza in modo che la corretta. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Tutti favorevoli? Tutti contrari? Punto 12 e ultimo voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 12, tariffa di tariffa delle scadenze del piano di rientro. Le prossime presentazioni, allora penso che tutto quello che è detto, ripeto, quelle che sono le articolazioni tariffarie sono tecniche, solo che abbiamo visto che comunque il PEF è sostanzialmente in campo con l'anno precedente, sarà qualche livello di euro, ma non incidono a nostro avviso sulle tariffe di mantenere identiche le tariffe dell'anno precedente. E, con le riduzioni che avete posto di delibera che manteniamo anche queste, però insomma, queste sono le riduzioni che il comune nel tempo ha sempre seguito a situazioni sociali, familiari particolari, ma le confermiamo rispetto all'anno scorso. Se volete vedere l'elenco, abitazione tenuta a disposizione del 3%, occupato da soggetti di edizione che muovono in anno B, cinese all'estero 33%, compostaggio 15%, anche nella nuova tariffa ci sarà la riduzione del compostaggio, utenze domestiche occupate solo componenti 850-33%, utenze domestiche occupate da due pensionati con 65 anni con 2,5%, utenze domestiche occupate da un componente 33%, queste sono un po' le riduzioni che abbiamo previsto sulle tariffe, c'è una parte
riguarda le utenze domestiche, e una parte riguarda le utenze non domestiche, con più orientamento con le 35. Il prossimo anno dovranno essere determinate delle fasce di metratura, non sono più le categorie per le attività produttive. Per le attività produttive si parla mai. Anche in questo caso la nuova tariffazione. La nuova tariffazione sarà molto più rispettosa di quelle che sono reali da attribuire alle attività. Le attività, adesso l'ambiente sta facendo un passaggio presso tutte le attività economiche per chiedere le esigenze specifiche. Anche vi do un esempio che serve, perché ad oggi succede che portano 10 coloni anche grandi, eccetera, da un paio. Questo non è più, insomma, quindi sarà tarato, le tariffe saranno tarate esattamente sulle esigenze. Certo che anche le attività economiche dovranno prestare la massima attenzione alla differenziazione. Faccio degli esempi per il nostro territorio, perché sono quelli sicuramente più noti. Il bar o il ristorante che oggi dice tavolo, butta tutto più prezzato, dovrà prestare attenzione a differenziare la plastica piuttosto che il frigo secco, altrimenti produrrà delle quantità di secco che andranno a incidere in maniera pesante su. Cioè, queste sono, però mi pare anche in questo caso poter sostenere, cioè, di poter sostenere che si va verso una tariffazione equa, più produci rifiuti e più paghi. Anche qua i metri saranno importanti, però verranno divisi per verranno. Andremo a determinare anche qui le tariffe, verranno divise per fasce, per grosse fasce, quindi le differenze sui metri andranno solo al superamento di determinate soglie, insomma, di 10-20 metri in più o meno, che passano delle fasce. E noi proponiamo anche chiaramente l'articolazione delle scadenze: la prima il 21 luglio, la seconda rata il 16 settembre, la terza rata il 16 dicembre. E già nel bollettino ci sarà l'indicazione che lo sforamento del 31 luglio sarà l'applicazione di campi di sanzione e quant'altro, sapendo le difficoltà che ci sono in questi giorni per la comunicazione quasi tutti i comuni della provincia, però per San Martino stanno comunque la probabilità di cominciare. Posso fare un me? Consigliere Breviniero, di Alfa, i quesiti li ho fatti prima per la tale, però avevo un particolare per quanto riguarda la pagina 17 dove ci sono le tariffe utenze domestiche, se riusciva a spiegarmi. Per dire, uso domestico tre componenti, questo dovrebbe essere il caso mio, volevo solo capire, se la tariffa da applicare sarà 1,08 per 1,80 per 0,98 per 170 per determinare più gli extra scarichi eventuali, per capire come basarsi sul costo dal 2024. No, dal 2024 ci sarà sempre una tariffa fissa che è calcolata su costi generali, che è 0,98 qua che c'è scritto. No, questo riguarda 23. Allora non sono confuso. No, questo è 23 che è il metodo solito. Ok, allora sposta. Da 2024 la parte fissa è ancora calcolata sui costi generali, costi di gestione, costi comunque che il cittadino sostiene al di là che con i rifiuti quando accede al servizio ai costi fissi. E la tariffa variabile che sarà basata appunto sulle prese di secco. Quindi nel tuo caso, per il momento con 5 prese, tu hai già la tariffa variabile 5 per 14,50. Quello che va oltre le 5 prese sarà accreditato a convaglio. Questo sarà il metodo per il caso dell'utenza non domestica, scusate, ma no. Più complicata. La mia osservazione, scusi,
assessore. Era per questo. Col metodo MPR2 viene calcolato sull'anno 2024 quei dati 2023-2, così è conveniente. No, per le nuove tariffe sono state fatte tutte altre informazioni, non si è preso. No, devono, dato no il metodo MPR2 è basato sui bilanci. Certo. Bilanci del fatto in base agli introiti e tutto quello che viene cassato nel 2021 e nel 2022. Partono dal costo gestione 2021-2022 e fanno 60-40, quello che è tra attività domestica e attività domestiche, insomma, sono delle persone. Nelle attività, il costo delle attività domestiche, utenze domestiche, poi viene ribaltato chiaramente con queste nuove, con queste nuove variabili. Sì. Il fisso, e tu se vedi adesso che però vi dico le tariffe che sono state calcolate, quindi non saranno identiche a quelle del 2024, potrebbero essere identiche, potrebbero anche cambiare, dipende dall'esperienza di quest'anno e dei costi di quest'anno reali. E quello che sto dicendo io mi sta confermando appunto che i dati del 2024 cioè, basati su bilanci del 2024-2, questo è il metodo ARERA, sì. Perché lo stiamo facendo anche noi. Chiaro che durerà. Pertanto, le mie domande prima era in che funzione, per ritornare ancora rispetto al primo che non voglio una risposta, se no non puoi vedere qui, in che misura è stato verificato che nel 2021-2022 ci sia meno rifiuto secco da raccogliere per i vari cittadini e su quale previsione, quando i dati fanno riferimento ai due anni prima. Ad oggi tu non puoi verificare se ci saranno secco, puoi avere questo dato, tu ti basi su dei costi. Però il fatto che abbiano stabilito che i miei scarichi sono 5, sì. 5 vuol dire che hanno fatto una valutazione. Cioè, hanno fatto una valutazione su quello che scarico io, o scarica il Comune San Martino o Rovio. Ma certo, deve arrivare poi a... Cioè, mi sembra che mi scarica ancora 30.000 tonnellate, 29 del secco. Esattamente, si vanno a leggere, insomma. Sono state fatte le proiezioni sulla base dello storico, per quanto riguarda i costi, sulla base del pezzo che è stato approvato per i Comuni oggi. Il pezzo del prossimo anno, questo che sto dicendo, sarà identico, ma quello quindi, è pacifico. No, perché anche in certe serate i cittadini, ma se io guardo la tariffa oggi pago questo, probabilmente indicativamente, non diciamo per venire la risposta è che il prossimo anno la tariffa potrebbe essere diversa, perché ci sono tutte quelle componenti di cui stai parlando, quindi sarà rivista completamente anche sulla base dell'esperienza di quest'anno. Però insomma, questa è una fase molto complessa. Certamente possono esserci delle strutture, delle correzioni da fare che verranno fatte, insomma, stiamo cercando di... Però quello, il concetto chiaro che volevo trasmettere è guardate che il costo che oggi o domani pagheremo è quello, non è che sarà un aumento, oggi per esempio, c'è un aumento dei costi, c'è un ribaltamento dei costi diverso rispetto a prima. Può esserci la famiglia che paga 100 euro in più, ma c'è la famiglia che paga 100 euro in meno. Ipotesi, la persona anziana che rimane da sola in una casa di 200 metri quadrati pagherà sicuramente meno rispetto a te. Il tuo nucleo familiare pagherà di più, te lo posso confermare, pagherà di più, perché i metri sono sempre gli stessi, però il peso dei componenti sarà maggiore. Però è determinante questa determinazione, gioco delle parole, che viene fatta, che a parità di costo, mettiamo che io pago lo stesso o poco più, significa che sia poco più nel nucleo familiare, però alla fine porto meno rifiuti in scarica. E lo smaltimento di scarica è un componente importante. Io non voglio contestare solo che stai dicendo, fammi finire un attimo. Non è che giriamo attorno. Allora, lo stesso di minori conferimenti di scarica, non è che ce l'hai domani mattina, ce l'hai nel futuro, nel tempo che parte oggi, e che si avvererà nei prossimi anni. E sono d'accordissimo, però. Ad oggi puoi presumere che. Presumi che possa esserci una riduzione, no? Di basare sui dati, sui costi,
e quelli li devi fornire. Se ci saranno meno costi per i conferimenti fiscali, questo sarà tenuto conto nella relazione del pezzo dell'unico pezzo del prossimo anno. Non sono tanto d'accordo, non voglio ridire ancora le cose, non sono d'accordo. Andiamo, procediamo con la votazione. Allora, voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo per immediata esibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Consiglio comunale chiuso, buona serata. Ore 20:01.